Bentornati alle invasioni barbariche. Bandiera della Juve, difensore centrale della nazionale italiana, signore e signori, Giorgio Chiellini. Ciao. Benvenuto Giorgio. Grazie mille. Ciao, anche il bacio. Sì. Di lui si scrive che è il più forte nel suo ruolo, però. Meno male. Bada Archellini. Ma se un calciatore dicesse un vaffa al direttore generale della Juve, ad esempio, cosa succede? Grosse multe. Soldi? Sì, certo. Veramente? Sì, sì. Poi vanno per beneficenza, ora la Juve in particolare con il Sant'Anna, però insomma. Soprattutto con quindi ci sono delle sanzioni, sì, per i giocatori, sì, ma varie. Tipo per che cosa? Fanno farti la sera? Sì, può essere quando, vabbè, se, soprattutto ravvicinate alla partita ci sono momenti e momenti in cui ci possiamo divertire e non divertire, però se stasera mi beccano fuori in discoteca e lo sanno sicuramente. Quindi tu appena finisci qui devi tornare a Torino, di corsa? Anche veloce. E a che ora hai la ritirata? Ma in teoria a mezzanotte, poi oggi sono in permesso, mi sa che arrivo un pochino dopo. Però non è che ti fermi in discoteca, hai visto che tipacci ci sono qua in giro? No. Allora, ti vorrei avevo visto. Rispedire di corsa a Torino. Allora, hai scritto su Twitter, di cui tu sei un grande utilizzatore, su ieri sera, l'hai scritto mercoledì, sì, meglio non commentare. Invece adesso commentiamo, perché tu martedì sera eri in campo, quei 7 minuti. Come hai vissuto quello che è successo a Genova? No, vabbè, all'inizio non ci eravamo resi conti nel riscaldamento della partita di quello che sta succedendo, perché alla fine, sai, due fumogeni fa parte anche, insomma, della tifoseria. Ci siamo resi conto della situazione quando siamo entrati in campo per gli inni nazionali e abbiamo visto tutta quella polizia lì e non capivamo cosa stava succedendo. I giocatori della Serbia ci hanno spiegato che erano stati assaliti dai loro tifosi nel pullman, che avevano tirato i fumogeni dentro il pullman e che volevano addirittura accoltellare il portiere loro. E lì, insomma, ci siamo rimasti anche Ma noi. Ma non vi aspettavate niente, quindi? No, non sapevamo niente. Noi fino all'ingresso in campo non sapevamo assolutamente niente di niente, concentratissimi sulla partita. Poi quando siamo rientrati abbiamo visto il loro portiere terrorizzato che l'hanno fatto venire. Ma è vero che si era nascosto nei vostri spogliatoi? No, l'ha detto Prandelli? Sì, l'avevano fatto mettere nel nostro spogliatoio per paura che magari riuscissero ad arrivare agli spogliatoi della Serbia. Cioè, non doveva succedere, però non dovevano succedere neanche le altre cose. E più che altro è stato brutto per i bambini. Perché c'erano 1000 bambini. C'erano 1000 bambini nel terzo anello e noi avevamo i bambini che ci accompagnano all'ingresso in campo, che non capivano cosa stava succedendo e chiedevano a noi e agli accompagnatori perché non si giocava. Perché, ed erano spaventati? Un po' sì, purtroppo sì. Insomma, c'era tutto il clima per essere una festa, perché stadio pieno, tante famiglie. Insomma, io poi sono uscito finita la partita e nel traffico di Genova, che per uscire dallo stadio è un disastro, ho trovato molte persone, tante famiglie, quindi dispiace più che altro per i bambini e per un clima che poteva essere di festa. Ivan Bogdanov, l'ultraservo, stamattina ha detto di essere un manovale disoccupato, con la mamma in ospedale, ti fa pena? No, Ivan il terribile, come è stato nominato, no, pena no, insomma, ho letto anche l'intervista della mamma. Anch'io ho degli amici disoccupati e non vanno a fare quello che ha fatto lui, insomma. Il ministro degli interni Maroni auspica il reato di tentata strage, non è esagerato? Però poteva succedere qualcosa di molto grave. Io non so i reati che possono essere, di cui può essere accusato questi tifosi. Insomma, l'immagine di Ivan è quello che poi si ricordano tutti, perché comunque era quello sulla balaustra che... Tu l'avevi visto? Guarda, non così da vicino, eravamo un po' lontani, avevamo visto che c'erano 2 o 3 persone, non era solo lui sopra, però non ci rendevamo conto di quello che sta facendo. Avevamo visto che avevano provato a spaccare il vetro con le persone vicino, giustamente spaventate, che tiravano fumogeni verso i tifosi italiani. Prandelli però ha detto che, insomma, certi ultras fanno paura se li incontri anche in pizzeria. Vabbè, se incontro Ivan in pizzeria con aria minacciosa, un po' di paura ce l'ho, però finché uno rimane, a me non è mai capitato di avere problemi così, insomma, qualche confronto con i tifosi in passato sì, ma mai a questi livelli. Te lo ricordi il tuo debutto in A? 12 settembre 2004 con la maglia della Fiorentina. Roma-Fiorentina.
È stato bellissimo anche perché quando gioca la Roma in casa c'è l'inno della Roma. È bello che quando staccano la musica dall'altoparlante, tutto lo stadio continua proprio a cantare. C'è un clima molto particolare, soprattutto per chi non l'aveva mai vissuto come me. La prima ENA contro campioni, Totti, Montella, c'era anche Cassano, insomma, una squadra incredibile, vedere quell'atmosfera lì. E come te la sei cavata in campo? No, bene, andò bene. Si perse 1-0, però personalmente... c'è sempre Roma Fiorentina. Però personalmente andò abbastanza bene, insomma. Gianluca Pessotto ha detto che sei destinato a diventare il capitano della Juve. Ma lo spero, insomma. Sono cresciuto tanto come calciatore, ma anche come uomo. Sono arrivato alla Juve, avevo 21 anni. E adesso ne hai? 26. Però, insomma, ho vissuto tante esperienze che mi hanno fatto crescere e spero di diventare davvero il capitano Cosa della Juve. Cosa ti ha fatto crescere? Ma a parte innanzitutto l'età, cioè passi 5 anni in una città, prima ero sempre stato solo a casa. Quindi, a Livorno? Sì, a Livorno, un anno a Firenze, ma ero sempre a un tiro di schioppo da mamma, da casa, dagli amici, tornavo un paio di volte a settimana a casa, quindi il primo distacco è stato venire a Torino, in un ambiente che era pieno di fuoriclasse, campioni, soprattutto persone che avevano quasi tutte famiglia. Io ero ragazzino che veniva fuori casa, i primi mesi ero un po' scombussolato, insomma, il clima che comunque è molto diverso, a Torino fa molto più freddo, quell'inverno lì, io che la neve l'avevo vista una volta nella mia vita, ha nevicato tutto l'inverno, quindi i primi mesi sono stati un po' duri, poi dopo ora sto veramente bene a Torino. Ma è vero che Buffon se ne va dalla Juve per il Manchester? Io spero proprio di no. Però si dice, spero insomma già da gennaio si dice. Non ti ha detto niente? No, ci ho parlato, però sai, certe scelte sono anche private, si fa una battuta così, spero che non capiti. Poi ora deve recuperare, prima facciamolo star bene. Vittorio Feltri, ospite delle Invasioni Barbariche venerdì scorso, ha definito Moggi un grande personaggio, un grande intenditore di calcio, innocente fino a prova contraria come tutti gli italiani. Tu lo rivorresti alla Juve? Ma secondo me ora non sarebbe proprio fattibile, però comunque a modo suo ha fatto la storia. Secondo me poi comunque esagerando, però il gran conoscitore di calcio è vero, perché comunque ha creato una delle squadre più forti d'Europa in quel periodo. Fra l'altro, lo rimpiangete la Juve? No, rimpiangere no, però io comunque gratitudine per quello che ha fatto anche per me, perché alla fine mi ha portato lui alla Juve e ce l'ho. L'Inter è ancora imbattibile? Speriamo di no, però per ora è un gradino sopra gli altri. Cosa? Un commento sulla Roma? Ora in work in progress. Il Milan di Ibra farà la differenza in Champions? Più in Italia. A Ciro Ferrara non si poteva dare più tempo? Ciao Ciro, Sì, guarda, ti dico, secondo me eravamo entrati in un tunnel e ha pagato lui per tutti, perché purtroppo non puoi cambiare 20 giocatori, ma è più facile cambiare un allenatore, però eravamo entrati davvero tutti in un tunnel in cui era difficile uscire. E infatti l'abbiamo dimostrato nei mesi dopo che è cambiato poco e niente. Senti, Paolo Colombo ha affermato al Chiambretti Night che i gay nel calcio ci sono e come. Nella Juve ce ne sarebbe uno che gioca tra il centrocampo e l'attacco. No, io sono difensore, quindi già sono fuori da tutto. Ma... Anche se faccio ogni tanto qualche gol, ma sono difensore. Ci abbiamo scherzato tanto come sì, poi e infatti mi chiedevo nello spogliatoio cosa si è detto di questa varie battute, ma sei te, no? Se è lui, no? Di qua, no? Di là, insomma. Ma che problema ci sarebbe poi? No, vabbè, qualche gay nel calcio sarà sicuramente. E perché però i calciatori non lo dicono? Vabbè, non è così facile dire una cosa del genere. Comunque un po' i rapporti, soprattutto in Italia, secondo me ancora non siamo pronti a una missione del genere. Beh dai, persino Tiziano Ferro ha fatto il coming out, mancate ma solo voi. Quanti anni sono passati? Qualcuno. Magari fra qualche anno verrà fuori. Sarà un gran momento in cui dai, ci sarà il primo coming out di un calciatore. Un cambio, insomma, una notizia forte. Tra di voi ne parlate di questi argomenti? Parlerete di tutto. Sì, sono più battute, insomma... Alla fine io sinceramente non ho mai pensato che uno fosse solo gay, che magari qualcuno potesse aver avuto, insomma, più provato tutto, diciamo, quello sì, però alla fine sono
secondo Vabbè, non ti chiedo di chi l'hai pensato, non te lo dico. Perché non lo non voglio lo sapere. Ma hai capelli neri o no? Dai, sto scherzando. Sara Failà ci scrive: Giorgio Chiellini, elegante in abito scuro, mi viene incontro per stringermi la mano e tra me e me penso che è più carino dal vivo che nelle foto in TV. Non parlava di te, ma di Claudio, tuo fratello gemello. È lui il bello dei due? Sì, beh, vabbè, mamma ha dovuto dividermi, capolare. Ecco la foto del fratello. Gli dico sempre, non poteva darmi tutta a me, qualcosa ti doveva pur dare. No, ma perché tu ti sei rotto il naso. Sì, ma era già più bello lui. Ah sì, anche a naso sì, anche prima delle quattro operazioni era più bello lui. Cosa hai fatto al naso? Scontri di gioco, perché ho il difetto di mettere sempre la testa ovunque, anche quando non dovrei. Ma tu sei un duro in campo? Sì, sono un duro ma molto corretto. Più duro tu o Materazzi? No, lui. Io sono molto diverso. Ma tua mamma cosa dice quando intervieni un po' duramente su un avversario? No, vabbè, non mi dice niente. È più preoccupata quando magari mi vede per terra che mi fanno male. Là, lì si preoccupa sempre, come tutte le mamme. In un infortunio era pure allo stadio. Non so come ha fatto, perché con le sicurezze è impossibile riuscire ad arrivare negli spogliatoi. Perché in Italia quando si dice mamma, passi sempre. È arrivata negli spogliatoi. Nello spogliatoio. E ti avranno preso tutti in giro? No. A me ero fatto male al ginocchio, insomma. E si tu, temeva. Bambina! No, però. Ti hai fatto male molto? No, poi è stato solo un mesetto e mezzo. Ecco, qui avevi. Non ho un bello sguardo, anche no. Già non sono bello di mio. Se no, mi però lì fai, foto... fai paura. Perché si era rotto da poco, cioè era una protezione. Sì, sì, perché è l'unico modo per giocare dopo pochi giorni. Perché sennò no, non puoi. Insomma, quando giochi così, comunque lo senti. Ogni palla che colpisci di testa ti fa male. Però c'era Juve-Inter dopo 5 giorni, quindi non potevo saltarla. Laurea in economia e commercio, conseguita quest'estate dopo i mondiali, voto 109-110, ma su potevano 110. Darti 110 no, però, perché ti è andato 109? È tutto matematico, insomma, anni, io sono fuori corso chiaramente, ti calcolano la media, se sei in corso... Beh, 26 anni fuori corso... No, vabbè, sulla triennale però ah, è questo, capito. E ti danno dei punti di... Ti danno dei punti di bonus se sei in corso. Insomma, quanti calciatori laureati ci sono in Italia? Sinceramente non lo so. Io ho giocato con Stendardo, che ora gioca nella Lazio, che si stava laureando nella triennale quando era a Torino, e mi sa che ora sta per finire la specialistica anche in giurisprudenza. E secondo me più si abbassa il livello, magari Serie C, così più ne trovi, perché obiettivamente sono meno impegnati. Meno impegnati, anche si rendono conto che, cioè, io sono fortunato. Quando smetterò, spero frattanto, non è che per forza ho bisogno di lavorare per vivere, se tutto va bene, insomma, però chi... No, anche perché ho letto oggi che quanto forse... guadagni, 3 milioni e mezzo no, a ancora... stagione, oggi è uscita questa notizia. No, comunque... Di più, di meno, fuoco, acqua? No, vabbè. Vabbè, tanto siamo lì, sì, è inutile che fai lì. Il modesto, le cifre sono quelle. Però, insomma, in Serie C uno si rende conto che è poi è giusto deve... che un calciatore guadagni 3 milioni e mezzo all'anno? Beh, c'è chi guadagna molto di più. Sì, il fatto è che non è giusto o sbagliato, è che c'è un introito di sponsorizzazioni, televisione, insomma, tutti gli introiti... di soldi che per cui uno si dà quelle cifre. Voi fate guadagnare tanto e quindi io è giusto che... Io sono... fortunato perché faccio quello che mi piace, la mia passione è così seguita nel mondo, la verità è quella è una grandissima fortuna e per quello poi mi pagano così tanto. Cioè, magari, ma cosa ci fate con tutti questi soldi? Ma allora, alla fine sono un ragazzo come tanti altri. Dai, qualche sfizio che ti sei tolto. Ma la Ferrari, quello sì. Di che colore? Nera. Però, e cosa ci fai però? Nulla, la uso ogni tanto, però... Perché era il sogno che avevo fin da bambino, quando giocai con le macchinine, era il sogno. Poi... E ci vai da Torino a Livorno? No, mai, è troppo, la schiena sono a pezzi, poi dopo ci giro dentro Torino, l'estate a casa, più che ho fatto una casa per la mia famiglia, dove torno quando sono a Livorno, con magari la piscina, e per poter stare anche con gli amici e la famiglia quando scendo giù, insomma, dei regali a loro, alle persone a cui voglio bene. Al tuo fratello bene. Gemello hai regalato una Ferrari come la tua? No, però... Come no? No, fratello gemello. Ma tutto me stesso gli do e non gli faccio mancare niente, davvero. Voi tra l'altro, i vostri genitori si sono separati che eravate sì, piccolini. 7 anni avevamo. Che sono cose che uniscono, immagino, ancora di più due fratelli. Sì, no, quello sì, ma siamo sempre stati uniti prima, dopo, anche perché
Solo che anche lui faceva il calciatore. Abbiamo giocato insieme fino a 14 anni, 15 anni. Pensa che nel periodo delle medie andavamo a scuola insieme, giocavamo insieme, arrivavamo la sera che ci picchiavamo e basta. Non ci sopportava più. E dopo, poi però tu sei andata avanti. E lui gli è rimasta la passione per il calcio. Insomma, lui è quello bello e tu quello bravo. No, vabbè, anche lui. A giocare sì, però nel resto è bravo anche lui. Se ha fatto la triennale in giurisprudenza e ora... È già un po' di anni che lavora con il mio procuratore, c'è un sacco di ragazzi del nazionale giovanile, insomma sta facendo quel percorso anche lui perché la passione per il calcio era la stessa. È vero che ami molto matematica e finanza? Sì, matematica molto, è anche un po' una parte dell'argomento che ho scelto per l'università, ora sto iniziando a specialistica in business administration e piano piano conto di fare anche quella. Barbara Berlusconi ha dedicato la laurea alla mamma, tu a chi l'hai dedicata? Alla mia famiglia, uguale. Anche tu. Sì. Fino ai 20 anni hai giocato nel Livorno, hai visto la prima cosa bella, il film di Virzì? Non sono riuscito a vederlo, però... Devi andare assolutamente. Per forza, me l'hanno detto tutti. È candidato all'Oscar. È il periodo del cinema, non potevo perché ero iperimpegnato a destra e a sinistra, non sono riuscito proprio ad andare in quelle settimane che lo davano al cinema. Ora aspetto, insomma, di vederlo in DVD appena possibile. A Valerio Mastandrea, il protagonista, a un certo punto chiedono, cos'è che non ti piace di Livorno? E lui dice tutto. Tu invece cosa risponderesti? Cos'è che ti piace di Livorno? Tutto. Davvero? Sì, bene o male sì, perché con i pregi e i difetti di Livorno e di livornesi io sono cresciuto lì e là torno appena posso, insomma, perché ho la famiglia, gli amici, anche quell'area di casa, il salmastro, come si dice sempre, il mare, la terrazza Mascagni che è un po'... comunque ti manca e quando vado mi sento proprio a casa e mi riposo anche la testa proprio. Twitter, i tuoi followers sì. Sono 50.700. Ho superato 50.000 in settimana. Però Del Piero ne ha solo 1.620. Ma lui usa più Facebook. No, poi lui scrive in inglese, ho visto, su Twitter, forse piace meno. Ma lo parla l'inglese, Alex? Ma... Sì, ma non penso particolarmente, non da madrelingua, insomma, anch'io lo... Gigi ne ha 2.200, ma non ha fatto neanche un tweet. Vergogna. Vabbè, ma Gigi non è così tecnologico. Non è tecnologico. No, io comunque alla fine sono un ragazzo come tanti altri, malato. Però parli sempre di calcio nei tuoi tweet, posso dirti che ne ho letti un po'. Sì, lo so, mi sono un po' annoiata. Perché... No, però hai anche sostenuto la candidatura di Internet a premio Nobel sì, per la pace. Sì, sono... Leggo una rivista, insomma, Wired, Jax, perché sempre di tecnologia parla, perché comunque anche là, poi il Twitter è per il fatto che comunque a me piace molto tecnologia e tutte queste cose qua, e quindi l'ho voluto mettere lì, condividerlo con i follower. Non parlo tanto di cose private perché, a parte sono molto privato come persona e certe cose non mi va neanche, e poi... Tante volte purtroppo si strumentalizza uno che quello scrive in un modo scherzoso, ridendo con qualcuno, poi viene riportato sulla stampa in modo diverso e mi dà noia magari. Dannati giornalisti. A proposito di questo, le belle donne piacciono a tutti, ma apprezzo di più quelle poco vistose come la mia fidanzata, hai detto a Vanity Fair. Sì, è ancora la tua fidanzata dopo questa così. Dichiarazione? Sì, perché non era stato il senso che non era così. Era più una persona comune, normale. No, anche perché la tua fidanzata Carolina viene descritta così, 25 anni, fisico mozzafiato, capelli rossi, gambe da copertina. Chiaramente l'abbiamo presa in giro per tutte e due le cose. In una perché, da come l'ho scritta la frase io, sembra che sia brutta, un cesso. Quell'altra sembra che sia una fotomodella. In realtà è una bella ragazza. Come sempre capita con sì. La stampa. Normalissima. La verità sta in mezzo. Che si è laureata in giurisprudenza, insomma, che ho conosciuto. Ma lei è di Torino? No, è di Livorno. Quindi tu torni a Livorno dalla ragazza. Diciamo che fa la spola più lei di me. Viene più lei su a Torino di quanto... Le piace Torino? Sì, sì, si vive bene. Come ti vedi tra 5 anni? Sposato con figli? Sì, dai. Ci sta. È una proposta di matrimonio no, in diretta, cinque Carolina. Anni però. 5 anni, specifichiamo bene. 25 giugno 2010, il giorno dopo la sconfitta contro la Slovacchia, la Gazzetta dà i voti in pagella. Cannavaro 5, Gattuso 4, De Rossi 4, Chiellini 4. Cosa non ha funzionato? Non hanno funzionato tante cose, è stata una delusione incredibile perché io ho sempre sognato di giocare ai mondiali, fin da quando ero bambino e iniziavo a giocare a calcio, quindi... Ti sogni non certo di uscire al primo turno, non certo di uscire in quel modo e di far male. Però sono esperienze che fanno parte dello sport e della vita e che sicuramente mi hanno
cioè mi hanno fatto crescere, quello sì. La cosa più orrenda, più vergognosa che mai lo sport nazionale del pallone abbia portato fuori dai nostri confini, così ha commentato Vittorio Zucconi. Sono cose che fanno crescere. No, vabbè, sicuramente vivi certe esperienze e fai certi errori che ti serve poi per non ricommetterli. Alla fine devi cercare il positivo in ogni cosa. Ma quel momento perché... quando torni in patria... No, ma non c'era bisogno di tornare in patria, sarei rimasto fuori dall'Italia per un po'. Infatti appena sono atterrato, sono sceso, è andato il giorno dopo, sono ripartito. Sei scappato? Sì, perché non hai quanto voglia ci vuole di per uscire da una sconfitta così psicologicamente? Poi ci esci, però i primi 10 giorni non ho voglia di parlare con nessuno, figuriamoci di calcio. Poi ci esci perché è normale, ricominci a giocare, devi pensare agli obiettivi successivi, però è una cosa che ti porti dentro sempre. Senti, solo 3 pistole alla tempia per te. Devi posare nudo per un calendario, gennaio in Siberia o maggio sulla Torre di Pisa? Non poserei nudo per un calendario. È un gioco, devi dirne una per forza. Pisa. Torre sì, di Pisa maggio. Sì. In panchina, chi ci mandi, Fini o Berlusconi? Berlusconi. Basta, ciao, grazie. Grazie. Grazie Giorgio Chiellini, ciao. Ciao. Tra poco parliamo del boom del porno in internet. Sono stati raggiunti dei numeri veramente impressionanti anche grazie a YouPorn, a siti che sono diventati normali. Pare che per moltissimi ormai sia un'abitudine andare a casa, accendere Facebook, accendere YouPorn. Abbiamo filmato le testimonianze di un ragazzo e una ragazza che ci dicono che è veramente molto normale. Vedremo. Ho iniziato a frequentare siti porno nel momento in cui ho scoperto internet.